cosa si aspetta domani dalla sua squadra? Buongiorno a lei, sicuramente andiamo a affrontare una squadra importante, una squadra che punta al salto di categoria. Mi aspetto, anche se chiaramente il tempo è stato poco, qualche concetto però abbiamo già cercato di inculcarlo nella testa dei ragazzi. Mi aspetto di vedere, magari anche sarebbe il massimo per tutti i 90 minuti più recupero, ma almeno per una buona parte di partita, riuscire a rimanere compatti, di essere aggressivi comunque sul portatore di palla. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, chiaramente poi a livello tattico dovremmo essere bravi anche a riproporci nella fase offensiva con quei 3 o 4 movimenti che abbiamo provato in questi giorni. Altra cosa, in conferenza stampa si è soffermato sulla difesa, giustamente a precisa domanda ha risposto, però giustamente ha fatto notare che il dato è anche che la Vispesaro segna poco. Che idea si è fatto? Come mai questi gol, questi pochi gol fatti e soprattutto come porre rimedio, come invertire il trend? Ma sono due, come ho già detto, sono due numeri elevati per quanto riguarda chiaramente la fase di non possesso e anche per la fase offensiva sono numeri troppo bassi. E con il lavoro non è che ci sono altre soluzioni. Continuando a lavorare, ho massima fiducia nei ragazzi, so che ce la mettono tutta, però dobbiamo migliorare da subito tutti e due i numeri, non possiamo concentrarci solo su uno in questo momento, quello era un po' il concetto. Mister, un'altra delle situazioni negative emerse in questa prima fase di stagione è quella dei gol su palla inattiva, solo uno in 17 partite e credo che siamo i peggiori, anzi sicuramente siamo i peggiori del giro. In questi pochi giorni ha avuto modo di lavorare anche su queste situazioni? No, sinceramente non abbiamo avuto il tempo di provare le palle inattive, anche se giustamente, come dice lei, sono situazioni importanti perché hanno una percentuale molto alta sia in fase realizzativa che in fase difensiva. Sì, il terzo dei gol vengono da lì nel campionato. Esatto, quindi è un qualche cosa che devi per forza lavorare molto tempo, anche se appena arrivi in una situazione cerchi di concentrarti almeno io cerco sulla concretezza. Le palle inattive diventano determinanti quando hai giocatori che comunque calciano bene, non solo i saltatori, perché tante volte mi è capitato di avere degli ottimi saltatori, però facciamo fatica a mettere la palla dove volevamo. Invece la squadra ha qualità sotto questo aspetto, quindi abbiamo struttura in alcuni giocatori, abbiamo qualità nel chi va a calciarla, quindi non l'abbiamo provato, però abbiamo 2 o 3 idee, insomma, da cercare di andare a fare domani. Le condizioni del campo incideranno anche sulla qualità ma da parte sia nostra che del Cesena, sulla qualità nel muovere la palla, perché chiaramente se il campo è, stamattina sono andato sul campo, effettivamente credo che dopo 10-12 minuti, se domani dovesse piovere ancora, sarà difficile anche muoverla in un semplice giro palla, quindi diventerà una battaglia sulle seconde palle. Chiaramente le seconde palle più hai fisicità e più hai possibilità di recuperarla, ma non solo quello, devi essere anche preparato per andare a lavorare in un determinato modo. Il Cesena sappiamo che è una squadra che sulle seconde palle è molto brava perché lo fa da tanto tempo, quindi gioca queste palle in verticali e poi viene in aggressione forte. Dobbiamo essere bravi a correre indietro,
come succede quando hai squadre e quando hai situazioni di questo tipo, non puoi pensare nel momento che la palla ti scavalca, devi correre indietro. E per un calciatore è sempre più comodo correre in avanti che correre indietro, quindi può essere che la gara si sviluppi anche sotto questo aspetto.